non è uno strumento da demonizzare, è uno strumento da affrontare, da migliorarlo, perché credo che possa essere un'opportunità per i Veneti per realizzare alcune opere. Quello che andremo a cercare di migliorare attraverso questa norma è di dare modo alla Giunta di leggere ancora di più se sono attuali gli attuali project e soprattutto se sono sostenibili dal punto di vista finanziario. Ho sentito nel dibattito della Commissione che ci sono dei project financing che la Giunta ha ritenuto opportuno mandare in procura, è giusto sapere quali sono, di quali project si tratta. C'è il rischio di un danno erariale che ha delle responsabilità politiche in chi quei project li ha realizzati? Se si ritiene che alcuni di questi non siano più utili, credo che l'esecutivo debba dire questo non si fa perché non si fa e il Consiglio casomai approva o non approva. Una delega in bianco rispetto a un provvedimento nel quale non si capisce se interveniamo per motivi giudiziari, pare di no, ma si scrive così. Se interveniamo per motivi economici, non si capisce perché e per cosa. Credo che la chiarezza è fondamentale, cioè il Consiglio ha bisogno di sapere quali opere questa Giunta intende fare, quali opere questa Giunta intende cancellare. Se intende cancellare delle opere, ci dica come e perché, e il Consiglio allora si pronuncerà.